Vi avevo promesso un mega haul Essence ed eccolo qua. Era davvero un botto di tempo che non acquistavo più nulla di Essence e quindi ho voluto rimediare. Vi anticipo già che i miei acquisti li ho fatti online sul sito Cosmetic for Less, ve lo lascio linkato qui sotto nell'info box. Per chi non lo conoscesse già, Cosmetic for Less è un sito tedesco multi-brand che quindi vende tantissimi brand, tra cui appunto Catrice e Essence, ma anche ad esempio Makeup Revolution e persino Nabla. L'unica pecca di questo sito sono le spese di spedizione, che ahimè ci sono sempre, a meno che non raggiungiate un importo di ordine davvero elevato, se non erro attorno ai 140 euro, altrimenti purtroppo per le spedizioni in Italia vi addebitano la bellezza di 12 euro. C'è da dire che spesso i prodotti, soprattutto Essence, costano un pochino meno rispetto a quanto vengono rivenduti in Italia e di buono c'è che spesso ci sono anche delle promo, come nel caso dei miei acquisti. In effetti ho avuto il beneficio di un 15% di sconto che c'era su tutto il sito, quindi diciamo che ho un po' ammortizzato le spese di spedizione. Prima di mostrarvi tutti i prodotti che ho acquistato, vi lascio alla realizzazione di questo look, che ovviamente è stato realizzato con i prodotti che ho preso, alcuni dei prodotti che ho preso, e comunque ci vediamo a fine makeup per tutte le spiegazioni del caso. Ecco qua, inizio con il correttore e ne applico una bella quantità senza rendermi conto che è davvero molto più coprente, molto più pastoso di quello che sembrava, e come vedete ne ho messo decisamente troppo. Metto poi questo lip plumper giusto per dare una sistemata alle labbra, e colore carino ma pizzicava abbastanza. E poi c'è il primer occhi, questo non mi è dispiaciuto, ha un feeling abbastanza siliconico. E ora il makeup occhi con questa palettina. Non acquistavo ombretti Essence da una vita, quindi ho voluto assolutamente provare questa palette per vedere se gli ombretti sono in qualche modo migliorati. E vi ho lasciato questo spezzone un pochino più lungo per farvi vedere un po' quanto ci ho messo per realizzare il look, e come vedete comunque la scrivenza e la resa non sono eccezionali. Gli ombretti direi che non sono migliorati tanto rispetto all'ultima volta che li avevo provati. E qui insomma la mia faccia, dopo aver fatto tutto questo lavoro, mi dice che non ero molto molto soddisfatta. Vado avanti cercando di salvare la situazione con questo ombretto liquido, che in teoria doveva essere super riflessato e metallizzato, in pratica non lo è. Se lo sfumate troppo praticamente si perde. Ho cercato di applicarne più strati aiutandomi anche con un pennellino, ma no, non ci siamo, non mi piace, tant'è che cerco di salvare la situazione con questo super illuminante che uso come ombretto, e lui ragazzi invece è fotonico. Sul viso è sicuramente molto power e sugli occhi mi piace. Utilizzo poi questa palette di Catrice che ho preso sempre in questo haul per cercare di raffreddare un po' il makeup, perché come vedete era tutto abbastanza freddo alla fine. Utilizzo poi questi che sono dei mega glitterozzi immersi in gel, e vabbè, volevo cercare di salvare questo look e renderlo un po' più particolare in tutti i modi, ma anche loro sono sicuramente molto particolari ma non adatti a un makeup quotidiano, non mi sono strapiaciuti, devo essere onesta. E poi passo all'eyeliner. Ho preso questo che deve essere di una limited edition ed è un eyeliner in gel, che diciamo è la tipologia di eyeliner che preferisco, e lui come prima impressione invece mi è piaciuto, scrive bene, facile da utilizzare, quindi se lo trovate approfittatene. E poi lui, uno dei prodotti più virali del momento, è il Magic Filter, che va un po' a copiare zia Carlotta, e come vedete il colore che ho preso io è il più chiaro, lo stendo con le mani e devo dirvi, vi anticipo, che lui mi piace. E ora il mascara, lui è il Call Me Queen, che è l'evoluzione del Lash Princess, scovolino in silicone. Faccio l'applicazione, ma anche qui non sono particolarmente soddisfatta, poi ne riparliamo più tardi.
E adesso è il turno di questo fondotinta, anche lui super virale, che io ho preso in realtà in due colorazioni. Ho preso sia la 10, che è la più chiara, che la 20, perché non ero sicura di quale fosse quella giusta per me. Questi sono gli swatch. Alla fine, durante l'applicazione, ho fatto praticamente un mix delle due colorazioni. Questa è l'applicazione fatta con la spugnetta. E posso dirvi che ha un buon profumo e mi piace. Come prima impressione non è male, non è particolarmente levigante, però è coprente al punto giusto e come, diciamo, fondotinta da tutti i giorni mi piace. Continuo con il contouring sempre utilizzando la palettina di prima, e la terra è un po' troppo calda, devo dire, però scrive. Anche troppo direi, infatti ho fatto un mezzo disastro che adesso cerco un po' di rimediare. Adesso è il turno dei blush liquidi. Questi sono tra i miei prodotti preferiti del momento, quindi ne ho preso due colorazioni. Scelgo di applicare questa e vado piano con la quantità perché non so ancora la coprenza e la scrivenza. Effettivamente ho fatto bene perché sono molto pigmentati e vi anticipo già che mi sono piaciuti. E sempre della stessa linea ho preso anche gli illuminanti. Questo è quello più rosato che applico direttamente con le dita. Però non sono particolarmente soddisfatta del potere illuminante, ha una base colore un po' troppo presente, infatti adesso vi ho swatchato qui anche l'altra colorazione che è quella più chiara e vado ad applicare sopra anche questa che mi piace decisamente di più. È il turno delle sopracciglia e applico lui, che è un gel fissante che contiene anche delle fibre che quindi vi va a riempire eventuali buchetti, e vi posso dire che lui mi è piaciuto davvero parecchio. Per le labbra ho preso una di queste matite che sono quelle super economiche di Essence, che però mi piacciono tanto. Anche il colore di questa matita non mi dispiace affatto, è per me un My Lips But Better. Sopra un altro tocco del gloss che ho messo d'inizio video. E questo è il risultato finale del look. Rieccomi quindi a questo punto, avete visto molti dei prodotti che ho acquistato all'azione e dalle mie facce o dalla mia voce, se sarò riuscita a fare il voiceover, avete già capito quali sono i prodotti che secondo me funzionano o non funzionano, ma andiamo con calma e intanto parto col mostrarvi quei prodotti che ho acquistato ma che non ho utilizzato in questo make-up. Partiamo da questo botto di pennelli che ho acquistato, adesso ve li faccio vedere velocemente, ma vi dico che in generale, ve l'ho già detto spesso altre volte, i pennelli di Essence sono ottimi per rapporto qualità prezzo, quindi quando ho l'occasione io faccio scorta. Questi qui bianchi ci sono già da un po' in gamma da Essence, non so se si trovano nei nostri stand che da me sono sempre devastati, ma online li trovate già da qualche anno. Infatti io di questa linea ne possiedo già parecchi, ma come vedete li ho ricomprati. Ho preso questo angolato per il viso, questo che è da fondotinta, ora non ve li spacchetto tutti perché ci metterei davvero un botto di tempo, ma li vedete comunque bene, questo è un flat da fondotinta. Poi c'è questo che invece è un pennello piatto per l'applicazione dell'ombretto, e poi ci sono questi che invece fanno parte dell'ultima gamma uscita, come vedete sono lilla. Io ne ho presi due per il viso, uno sempre piatto per il fondotinta, uno più a tulipano per le polveri. Poi ci sono tutti questi quattro che sono per gli occhi, sono due da sfumatura, questo e questo, questo per l'applicazione dell'ombretto e questo per le sopracciglia o per l'eyeliner. Poi un prodotto che non ho utilizzato nel make up ma che invece mi rendo conto adesso ci sarebbe stato bene è questa matita automatica che si chiama Metal Glow Duochrome Eye Pencil, e io l'ho presa nella colorazione 02, che dovrebbe essere un viola lilla cromato. Vediamo, è un po' più chiara di come me l'aspettavo in realtà, e il riflesso celestino si nota ma non tanto, dovrebbe essere una specie di duochrome appunto viola celeste, carino. Provo magari a metterne un po' così in diretta sotto la rima, vediamo se scrive, perché sulla mano non mi è sembrata particolarmente morbida e effettivamente di colore ne rilascia pochino, però dai, per fare un pochino di punto luce ci può stare.
mi aspettavo di più. E poi l'ultimo prodotto che non vi ho fatto vedere nel look è questo eyeliner marrone della linea Lash Princess, e questo onestamente non l'avevo mai visto in giro, probabilmente c'è già da un po', e l'applicatore è abbastanza grande, vediamo se scrive. Sì, decisamente scrive molto molto bene, peccato che sia un marroncino un po' troppo caldo per i miei gusti, preferisco i marroni un po' più neutri o freddi, però dai, scrive, almeno scrive bene. E ora passiamo a un ripassino su tutti i prodotti che avete già visto all'opera, ma di cui parliamo un attimo meglio. Ah, ultimo prodotto che non vi ho mostrato ma che sto indossando è questo smalto, che in realtà è di Catrice, che appunto ho messo sulle mie unghie, che non fate caso ma sono distrutte, ed è una specie di smaltino olografico. È carino, dai, mi piace, per me che sono praticamente ciompa e ho delle unghie distrutte va benissimo per averle un pochino in ordine, insomma, carino. E sempre di Catrice, forse l'avete intravista nel look, ho preso questa. Ho voluto ritestare ancora una volta sia gli ombretti di Catrice che quelli di Essence per vedere se la qualità è cambiata nel corso del tempo, appunto perché non ne ho acquistati più da tantissimo. Questa palette si chiama 020 Color of Bloom e fa parte della linea Blooming Bliss Slim e Shadow Palette, appunto di Catrice. Ha tutti questi toni sul borgogna e sul rosato e nonostante abbia utilizzato giusto un colorino, vi posso già dire che sicuramente, come già sapevo, gli ombretti di Catrice continuano a battere quelli di Essence. Quindi, già che siamo in tema di ombretti e di palette, ho voluto appunto prendere questa palettina viso e occhi di Essence. Lei si chiama Bloom Baby Bloom, non so se fosse di una limited edition, perdonatemi ma non mi sono informata. Ho preso comunque la tonalità 02 Bloom Your Own Way, che ha queste tonalità che sul sito onestamente mi sembravano più rosate e invece sono più marroncine, diciamo che di rosato hanno poco. E vi posso confermare, così come già sapevo, che gli ombretti di Essence ancora non hanno fatto un grande salto di qualità, sono più o meno simili a come me li ricordavo, nonostante appunto io non li acquistassi già da un po'. Vi faccio velocemente gli swatch, ecco qua gli swatch veloci della palette. Non posso dire che gli ombretti non scrivano, però sugli occhi non hanno mai una resa soddisfacente secondo me. Quindi ombretti carini per un utilizzo quotidiano e molto easy, io onestamente ancora non mi sento molto soddisfatta da essere invogliata ad acquistarne altri. Stesso discorso per le polveri viso, sì, funzionano forse un pochino meglio rispetto agli ombretti, anche perché le polveri viso non devono essere poi tanto pigmentate per funzionare. La terra è molto molto calda, questi sono gli swatch veloci, blush, terra e illuminante. L'illuminante è carino. Quindi continuiamo con i prodotti occhi e lui è stata una grande delusione, ragazzi, perché mi aspettavo diciamo grandi cose. Avevo visto alcuni swatch di altre colorazioni, forse non di questo nello specifico, e mi era sembrato più performante. È teoricamente questo top rosatino, che però, come avete visto dall'applicazione, ha una resa un po' meh. Fa parte di quella classica linea di ombretti che fa un effetto un po' vedo non vedo sulla palpebra e che, se andate a stratificare, vi fanno un po' l'effetto carta pecora e soprattutto, come vedete anche dallo swatch, si notano ma non tantissimo, diciamo sono super basici. Mi aspettavo qualcosa di un po' più particolare, almeno questa colorazione, non so le altre. Poi ci sono loro, questi che si chiamano Multi Chrome Flakes e Shadow Topper. Questo è stato un acquisto che sapevo già sarebbe stato un azzardo e probabilmente un po' un fail, ma ho voluto provare. Comunque, in sostanza si tratta di macro glitteroni, tipo proprio pezzettoni di glitter multiriflettenti multichrome,
immersi completamente in un gel trasparente. L'effetto è particolare, sicuramente da utilizzare in quelle occasioni dove, che ne so, avete una festa, dovete andare a ballare, vi serve un look un po' più eccentrico, quindi sicuramente non da tutti i giorni. Sono carini, peccato che a me sull'occhio in applicazione mi abbia bruciato un po', cioè come se il gel bruci un pochino. Non ho avuto reazioni allergiche particolari, però insomma. Tra l'altro la formula in gel, se mettete come me degli ombretti sotto, tende a portarsi via un po' quello che avete messo sotto. Mascara, lui avevo grandi aspettative. Questa è praticamente l'evoluzione del Lash Princess, che adesso si chiama Call Me Queen. Gli siamo passati da essere principesse a regine e direi che ci sta. Peccato che l'effetto di questo mascara su di me non sia soddisfacente per quanto riguarda il volume. Mi ha dato una buona lunghezza alle ciglia e comunque non le ha appiccicate troppo, però non è corposo come serve a me e quindi le ciglia sono rimaste molto molto sottili. Devo dire che sono morbide, almeno questo non me le ha incartapecorite. Lo scovolino è in silicone, non troppo grande, quindi devo dire che lo scovolino è buono per riuscire ad aggrappare tutte le ciglia, però la formula è troppo liquidina per i miei gusti. Ma ribadisco, questo è un discorso che vale per me, che ho le ciglia davvero molto sottili. Se voi non avete questo problema, sicuramente è un buon mascara che può dare le sue soddisfazioni. Lei, la base per l'ombretto, questo devo dire non mi è sembrato male. È una base completamente trasparente che in teoria qui dice intensifying, long lasting, no creasing, quindi dovrebbe aiutare a intensificare, a far durare di più e a non far andare appunto gli ombretti nelle pieghe, che è un po' quello che fanno tutti i primer occhi. E funziona, mi sembra funzionare. Ora io ho pasticciato parecchio sugli occhi, lo avete visto, per provare più cose possibili. La formula mi è sembrata abbastanza siliconica, questo sì. Una bella sorpresa è stato lui, questo eyeliner in gel. Devo dirvi che la formula in gel è quella che preferisco negli eyeliner e da questo non avevo tantissime aspettative, invece devo dirvi che funziona molto molto bene. Da un lato ha il pennellino, dall'altro ha la parte con il prodotto dove voi andate appunto a intingere il pennellino. L'unica pecca, se proprio devo trovarne una, è che il pennellino non ha una sezione troppo sottile, quindi la riga che riuscite a fare non è semplice, insomma, farla sottile come piace a me, però il prodotto scrive, ci piace. Molto carino anche il mascara fissante con le fibre per le sopracciglia. Io ho preso la colorazione 01 Caramel Blonde, che come colorazione per me ci sta e soprattutto è abbastanza fredda, quindi non è rossiccia. Io odio i prodotti sopracciglia rossicci e devo dirvi funziona bene, pettina e dà anche un po' di volume, vi dà quasi l'effetto pelo, se di peli ne avete, insomma, un pochino di fibre che vi aiuta con il volume delle vostre sopracciglia naturali. Il correttore, lui si chiama Multitask Concealer Erase Cover and Care e io l'ho preso nella tonalità 10 PC Ivory. Poi comunque vi lascio tutti i link dei prodotti giù nell'info box se riesco, per facilitarvi un po' il lavoro di trovarli se nel caso ve ne interessi qualcuno. Vi lascio i link ovviamente al sito di Cosmetic for Less, così almeno potete vedere bene il prodotto e studiarvelo meglio. Comunque si tratta appunto di un correttore multifunzione, come avete visto dall'applicazione io ne ho applicato un botto perché me lo aspettavo molto più leggero, essendo così con l'applicatore a pennellino pensavo fosse più tipo un touche éclat o qualcosa del genere, invece è bello corposo. Io ne ho messo tanto, tant'è che mi si è infilato e mi si sta continuando a infilare nelle pieghette. È proprio un po' pastoso come formula, quindi tenetene conto,
Non lo so, per adesso non riesco a dare un giudizio perché appunto avendone messo tanto, avendo sbagliato io l'applicazione, potrei aver appunto inficiato la sua resa, però quantomeno posso dirvi che ha una coprenza eccezionale, quindi se magari sul contorno occhi non vi fidate ad utilizzarlo perché come me lo avete un po' segnato, per il viso penso sia un ottimo ottimo prodotto perché copre davvero parecchio. Molto molto carino lui, mi ha stupita. Questa fa parte davvero delle ultimissime uscite e si chiama Magic Filter Glow Booster, che io ho preso nella colorazione credo più chiara che esistesse, che è la numero 10 Light, e sono davvero molto molto colpita da questo prodotto che somiglia un po' all'Hollywood Filter di Charlotte Tilbury, tanto per intenderci, o a tutto quel filone di prodotti che comunque vanno a fare da base illuminante. Se volete e non avete particolari imperfezioni potete utilizzarlo anche da solo per un aspetto super glow appunto del vostro viso. A me non basta assolutamente per coprire tutte le mie magagne, le mie imperfezioni, mi piace molto utilizzato come base, ha un'ottima texture, rimane sottile, comunque un pochino di coprenza la dà davvero, ci piace, lui ci piace particolarmente. Così come mi sono piaciuti loro che io alla fine ho preso in due colorazioni perché ero indecisa tra la 10 e la 20, sicuramente la 10 si adatta molto di più alla mia carnagione, soprattutto adesso. Ho preso anche la 20 perché appunto ero indecisa e poi magari la utilizzerò più avanti se riuscirò a prendere un po' di abbronzatura questa estate. Comunque lui si chiama Skin Tint Hydrating Natural Finish Light to Medium Coverage ed è praticamente quindi un fondotinta con un SPF 30. Vi posso dire che la presenza dell'SPF si sente un po' nella formula perché è un po' più corposa, non voglio dire pastosa, ma comunque corposa rispetto al tipo di prodotto che vuole essere, quindi quasi a metà tra una BB cream e un fondotinta. Io in ogni caso lo considero più un fondotinta che una BB cream perché comunque la coprenza è abbastanza alta da essere paragonata appunto a quella di un fondotinta. Mi piace molto l'effetto, l'unica pecca è che non è particolarmente levigante, quindi se avete dei pori particolarmente evidenti, se avete delle imperfezioni troppo appunto invadenti sul viso, ecco, lui non è un prodotto che ve le nasconde. Se avete delle rughette va assolutamente fissato, perché non so se sia colpa appunto della base luminosa che ho messo sotto, ma un pochino si muove, quindi sicuramente un prodotto più adatto alle pelli giovani che alle pelli âgée, ma utilizzabile in piccole dosi un po' da tutti. Molto bellini sia gli illuminanti che i blush nella versione liquida, mi sono piaciuti davvero molto. Di questo avete visto, ho provato tutte e due le colorazioni e la numero 20, quella più rosata, è un po' scuretta, ma più che scuretta ha una bella presenza di pigmento rosato, cioè si vede, quindi se siete molto chiare potrebbe non essere super adatto per essere utilizzato, ecco, come illuminante su tutto il viso. Magari sulla zona delle guance, dove va a fondersi un po' di più con il blush, è carino. Preferisco però la versione 10, quindi quella un pochino più chiara. Comunque la resa è molto delicata, non ci sono glitter ma sono solo perle, e come vedete l'effetto è luminoso, radioso, carino, mi piacciono, così come mi piacciono molto i blush. Sarà che sono innamorata in questo periodo di queste tipologie di prodotti, ma anche i blush fanno la loro, scrivono bene e lasciano come vedete un bel effetto glow ma non esagerato e carini. Non vi ho swatchato una delle due colorazioni del blush, ma rimedio subito quello che ho indossato nel video, si chiama 10 Pinkalicious, mentre ho preso anche la colorazione 30 che si chiama Dusty Rose e dovrebbe essere un colore un po' più malva freddo, ma neanche tanto. Eccolo qua swatchato. Come vedete la scrivenza è modulabile, si sfuma facilmente, è quasi un gel, lo potete dosare un po' come volete, mi piacciono, mi piacciono.
E infine due prodotti di labbra, quindi abbiamo la matita, questa fa parte proprio della linea base base di Essence, sono le Soft and Precise, e io ho preso la colorazione 202 My Mind, che come avete visto nel video è praticamente un My Lips but better per me, forse un pochino più pescatino rispetto al colore delle mie labbra che è un po' più freddo, però mi piace molto sicuramente per un utilizzo da tutti i giorni. Sono matite ottime perché comunque scrivono bene, sono morbide ma allo stesso tempo durature, rimangono quindi confortevoli ma hanno una buona durata per il prezzo che hanno, le trovo eccezionali. Le potete utilizzare anche come rossetto, avete visto riempiendo le labbra ci si riesce tranquillamente, mi piace molto utilizzarla con appunto sopra un gloss come ho fatto nel video, e questo nello specifico si chiama What the Fake, questa linea che si chiama appunto What the Fake, che è un mix tra un gloss e un lip plumper. Me lo aspettavo meno pigmentato in realtà, ma sono felice invece che sia così pigmentato. Io l'ho preso nella colorazione 02 Oh My Nude ed effettivamente è un nude mix tra rosatino e pescatino, anche in questo caso fa il paio con la matita molto molto bene. Eccolo qua, e vabbè, lo avete visto anche applicato, lo state vedendo applicato anche ora, e è uno di quei gloss che appunto pizzicano un pochino, all'inizio pizzica abbastanza ma in realtà non trovo che faccia grande effetto volumizzante se non quello dato dal finish lucido, cioè non lo trovo molto rimpolpante al pari di tanti altri lip plumper, ecco, per intenderci. Ah, scusate, stavo dimenticandomi di lui, lui che invece mi è piaciuto tantissimo, lui che è questo illuminante che fa parte di questa linea Metal Glow, di cui io purtroppo ho preso solo lui, c'erano anche degli ombretti liquidi se non erro, che mi sono un po' pentita di non aver preso, e di questa linea fa parte anche la matita occhi che vi ho mostrato prima. Lui è davvero fighissimo ragazzi, è questo illuminante particolare, c'è da dirlo, di base è un bianco ma con dei riflessi molto molto lilla come avete visto applicato sull'occhio, e tra l'altro ha una texture particolare, quasi bagnata quando lo andate a prelevare, è davvero particolare e i riflessi violacei si notano, è molto 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 riflessato sul fucsia viola. Adesso per farvi vedere l'effetto ne applico un pochino sopra a quello che ho già, che tra l'altro essendo in crema, come vedete l'effetto è pazzesco. Deve ovviamente piacervi, e anche in questo caso non è un illuminante da tutti i giorni, da scuola o da ufficio, però per delle occasioni è pazzesco. Anche in questo caso non ci sono glitter all'interno ma sono solo perle, e bello 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 per un'occasione particolare, davvero molto molto bello. E questo è quanto, qui termina il mio mega haul Essence. Fatemi sapere quali dei prodotti che avete visto vi incuriosisce di più, volete magari approfondire, fatemi sapere se riuscite voi a trovare nelle vostre città degli stand Essence non devastati, e fatemi sapere soprattutto se acquisterete qualcosa, quale sarà la vostra impressione. Io come sempre a questo punto del video vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, vi invito anche su Instagram, mi trovate sempre come la Eliz in Beauty, se vi va lasciatemi un pollice in su che mi aiuta sempre tantissimo, se volete sono attivi anche gli abbonamenti al canale, in realtà l'abbonamento è uno e costa solo 1,99€ al mese e mi aiuta a sostenere il mio lavoro qua. Grazie a chi vorrà abbonare e quindi aiuterà a sostenermi, ma grazie anche a chi metterà semplicemente un like che vi ricordo è gratuito. Ed è giunto il momento del mio mega bacione, e sempre se vi va ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!